Ciao fenomeni, ciao a tutti. Oggi devo fare questo videetto su questa nuova carteggiatrice, che in pratica quella carteggiatrice lì è quella portatile che mi ha regalato un mio fans che l'ha spaccata e quindi lo stava buttando via e me l'ha regalata a me, che io l'ho aggiustata, gli ho fatto su il coso per usarla da banco. Ok? Quindi adesso faremo vedere il funzionamento, daremo i dettagli, la manutenzione, come funziona, eccetera. Quindi, se vi interessa, proseguite la visione. Se non vi interessa, andate a prendere una carta vetrata grossa come questa, che è una 40. Ve la rotolate sul gabbiano e vi sparate una pippa. Ok? Come potete vedere, qui ho usato appunto una levigatrice a nastro manuale, quelle che si usano per carteggiare tipo i tavoli, cose del genere, e l'ho montata su un supporto di compensato che ho appositamente costruito. E qui è tenuto, qui ci sarebbe il manico così. Qui ci ho incastrato dentro un pezzo di legno e quindi con due fori è tenuta ferma da questi due viti, ok? E è abbastanza rigida. Poi per il basamento ho usato appunto un pezzo di compensato e qui il coso su cui appoggiare la roba per da limare. Vedete che non è attaccato direttamente al supporto della levigatrice, ma è solo attaccato al basamento, perché se fosse attaccato direttamente prenderebbe un po' delle vibrazioni che invece così sono assorbite solo dal supporto di compensato, per cui volevo metterci due tiranti per tenerlo pressato verso il basso, ma la rigidezza di questo sistema è già più che sufficiente. Qui vedete che c'è il sacchetto per la polvere, anche se va per i cazzi suoi ovunque lo stesso, quindi non serve a molto. Qui appunto c'è un piano di alluminio che io lo scrivo con la GN, perché appunto l'alluminio ha un attrito minore del ferro, anche se si riga quando ci metti sulla roba di ferro, ma pazienza, ma per il legno va da Dio. Qui appunto c'è l'interruttore che ho preso da uno di questi attrezzi scassati che ogni tanto mi regalano, e niente, e qui c'è il filo. Ok, e detto ciò andiamo a vedere il funzionamento. Allora, innanzitutto per cambiare il nastro basta andare qui dove c'è questa levetta e fare così, che lui viene fuori il nastro. Questo è anche uno dei nastri belli, e quelli della Makita, che costano anche un casino. E vedete che qui ha tirato su il rullo quello folle, mentre il rullo motorizzato è sotto, qui dietro c'è la cinghia. Lo cambiate con il nastro nuovo, il nastro di grana che desiderate, e poi riprendete la leva. Che questa leva qui del cazzo prima era di plastica, ma poi l'ho rifatta di ferro perché si era rotta. Con questa manopola andate a regolare l'inclinazione del rullo davanti, così che potete spostare a destra e a sinistra il nastro. E ora finalmente andiamo a vederlo all'opera su questo pezzo di Nespolo.
ovviamente lo si può usare anche sul ferro e su vari altri materiali. Se invece vi serve, come dire, un piano di lavoro della carteggiatura orizzontale invece che verticale, basta che schioccate le dita così, che lui si gira al contrario così, perché c'ha lì sotto un supporto apposta. E schioccando le dita inoltre si stringe anche il morsetto che lo tiene fermo per non farlo andare in giro. Ok? Ed è ottimo per affilare. Anche i cacciaviti sono una di quelle cose che si sbeccano in continuazione a usarli come raschietti per pulire la scoria della saldatura, eccetera, quindi questo è ottimo per sistemarli. Qui vabbè, è compensato, normale, tenuto insieme con le viti e con la colla del legno, cioè questa. Potete farlo su anche voi senza troppa fatica. Non posso fare a meno di metterlo a confronto con la carteggiatrice, quella vecchia che ho costruito nel 2018. Lascio a voi stabilire il verdetto su quale sia la più fiera. Comunque, visto che quella del 2018 penso che non mi serve più molto, era anche più ingombrante, più pesante, eccetera. Se qualcuno fosse interessato a comprarla, qui sotto nella descrizione del canale ci sono i miei recapiti e mail, potete scrivermi e farmi un'offerta. Ok? Valuterò. Ammesso che ne arrivino per questo catorcio, visto che dopo un po' il nastro si riempie di mondezza e lavora di meno, voi potete pulirlo usando una scarpa anni 90, ma va bene anche un anni 80. Un'operazione tecnologica di fondamentale rilievo è occupata dalla, come dire, dalla pulizia del piano di lavoro, che si fa nel seguente modo. E quindi niente, in questo video vi ho fatto vedere questa specie di carteggiatrice. Se vi piace ditemelo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se vi piacciono questi video iscrivetevi, se no, come ho detto prima, fate quello che vi ho invitato a far prima. E detto ciò, ci vediamo come al solito, addio piacendo, alla prossima.